Nella quarta giornata del Festival di Cannes la competizione comincia a entrare nel vivo. È stato presentato il primo film francese, Un Prophet di Jacques Audiard, che al momento è la migliore pellicola del concorso. Un ragazzo viene condannato a 6 anni di prigione, entra in questo carcere e lì fa veramente un'iniziazione alla vita del crimine, quindi si mette in contatto con tutta una gang di corsi e poi man mano, a furia di frequentarli e a fare delle attività per loro, diventerà veramente un vero genio criminale. In un certo senso possiamo vedere che Audiard mantiene quel suo cinema fisico che aveva caratterizzato opere precedenti come Sulle mie labbra e Tutti i battiti del mio cuore. Poi entriamo veramente in un pieno del cinema carcerario criminale, con una tensione e con una efficacia di un cineasta puro di razza, nel quale si possono rintracciare anche degli esempi al Polar più recente, che è il Dittico di Nemico Pubblico, che è tra le cose più belle che si sono viste in Italia quest'anno. Però possiamo dire che anche questo modo di raccontare questa iniziazione al crimine può avere anche dei rimandi anche al genere del cinema americano classico. Sempre nella stessa giornata invece ha lasciato piuttosto perplessi Tech in Woodstock di Ang Lee. Il regista taiwanese, 2 volte Leone d'Oro a Venezia per Brokeback Mountain e Lussuria, forse ci vuole provare con la Palma d'Oro, e infatti in conferenza stampa ha detto che dopo 6 tragedie dirette in 13 anni si vuole approcciare ad una storia più felice. In effetti possiamo dire che Tekken Woodstock, più che della rock movie e del film musicale, si può avvicinare soprattutto a una sorta di commedia familiare. C'è tutto i preparativi, c'è tutto anche la preparazione di quella che deve essere una festa, però quello stile gelido del regista, che andava benissimo per Tempesta di ghiaccio e anche in certi casi per I segreti di Brokeback Mountain, non si allinea con questo che comunque fa parte dell'immaginario della cultura americana. Ricordo che quest'anno ricorre il quarantennale della celebrazione di Woodstock proprio ad agosto, e quindi questa è proprio una storia insita nella cultura americana che anche pur non ricorrendo magari a stereotipi classici come il mondo sesso, droga, rock and roll e anche il mondo degli hippie, ha lasciato sempre una zona superficiale, come se non volesse entrarci troppo dentro ma tenersi ai margini, e questo nel film, in questo essere troppo trattenuto, si sente. Per